Sempre restando nell'ambito di quello che si è sentito dire che avrebbero fatto i cinesi in merito alla crisi europea e alla crisi globale, si è anche parlato dell'ipotetico, perché poi non è successo, acquisto da parte del governo cinese di depositi e di titoli legati, diciamo, ai governi europei e alle istanze europee. Questo poi non è successo, mentre invece si sono viste sempre tra le righe degli articoli dei giornali un interessamento cinese, magari direttamente, non lo so, all'acquisto di alcune, all'entrata più massiccia più che l'acquisto in alcune società anche di servizi e non solo di produzione materiale qui in Italia ed anche in Europa. Cosa c'era dietro queste voci e cosa poi è successo? Beh, intanto è successo che i cinesi non hanno fatto chiaramente capire che non sono interessati a gonfiare il loro portafoglio, a investire le proprie riserve in buoni del tesoro che rischiano appunto di crollare per incertezza politica e di tenuta del sistema, che rischiano di crollare da un momento all'altro. Continuano ad acquistare, ma in modo diciamo più rallentato, i buoni del tesoro americani, perché comunque quelli gli sembrano più sicuri. Probabilmente cercano di investire nell'area della tedesca, infatti sono abbastanza interessati all'est europeo che è attaccato al carro tedesco molto strettamente. E, detto questo, però ci sono i loro fondi di investimento che si sono moltiplicati, ce ne sono almeno sei grossi e tre molto grandi, tre di questi sono molto grandi, che hanno aumentato intanto il proprio portafoglio. Per esempio c'è il CIC, che è proprio il primo fondo di investimento cinese, che ha un portafoglio di 400 miliardi di dollari, e un altro fondo di investimento che è quello che è legato all'organismo che detiene le riserve valutarie cinesi, quindi con un tesoretto che per gli investimenti è di 300 miliardi di dollari, ma con alle spalle circa 3.200 miliardi di dollari di riserve. E poi anche la società statale che cura i beni pubblici dello Stato cinese, pure lei si è messa in gara, e la ricerca è di compagnie. Il primo obiettivo per l'investimento cinese è quello di investire in compagnie che abbiano un ritorno tecnologico. Questa è, diciamo, la parola chiave per i cinesi. I cinesi, come sappiamo, hanno bisogno di migliorare la propria struttura, cioè di fare il salto di produzione alla propria struttura produttiva, no? Di finire di fare la fabbrica, diciamo, della manifattura, e di entrare nel futuro con produzione ad altissima tecnologia, tant'è che in questi giorni appunto si stanno esibendo nello spazio, no? Come le vecchie potenze di una volta, che la prima cosa che pensavano era quella di appunto andare sulla Luna, conquistare lo spazio e via. E la Cina ha bisogno di altissima tecnologia, e pensa che di approfittare, credo, di questo momento di difficoltà globale, in cui c'è un grandissimo bisogno da parte delle imprese occidentali di denaro liquido, per poter finalmente raggiungere quella soglia che gli era stata interdetta, e forse gli è ancora interdetta diciamo, dai veti dei governi, perché il governo americano ha posto dei veti al trasferimento di tecnologia cinese, come pure gli europei, e tant'è che appunto nei contenziosi cinesi c'è sempre questo aspetto tecnologico. Può darsi che questo momento di crisi invece convinca molte compagnie a cedere alla Cina, che peraltro poi si sta impegnando moltissimo anche negli investimenti diretti, anche privati. Tant'è che tra un po' vedremo, come dire, ribaltarsi la bilancia tra gli investimenti stranieri che vanno in Cina e gli investimenti cinesi che vanno all'estero. Diciamo quindi che anche qui è tutto in movimento, ma scordiamoci che la Cina, come dire, tolga le castagne dal fuoco direttamente ai governi con l'acquisto più che tanto di buoni del tesoro. Ecco, chiudiamo questa prima parte, diciamo, dedicata ai movimenti della Cina a livello internazionale, con magari un inquadramento, diciamo, che è di carattere più geopolitico. No? Leggevo nei giorni scorsi, correggimi se sbaglio, che c'è stato anche un viaggio particolarmente importante cinese in Afghanistan, per cui che c'è anche un movimento diplomatico che guarda ovviamente a. Al di là del dato dei mercati che restano quelli fondamentali, anche alla continuazione di una penetrazione geopolitica cinese che ha alcune aree di particolare interesse. Una, l'abbiamo già detto molte volte, ma vale la pena di ricordarlo, è tutto il discorso sull'Africa e dall'altra parte sul continente latinoamericano. Adesso anche questa attenzione,
dovuta ovviamente per problemi di vicinanza, ma non scontata anche con tutto il quadrante che gravita intorno alla situazione afghana. Da questo punto di vista, cosa sono le cose successe, diciamo, nell'ultimo periodo? Nell'ultimo periodo c'è un rafforzamento ulteriore di quell'alleanza di Shanghai che vede la Cina alleata sostanzialmente con la Russia e con le repubbliche centroasiatiche, a come dire, costruire una specie di contraltare diciamo, alla pressione su aree che sono delicatissime per la Cina. La Cina ha cominciato a preoccuparsi, come dire, ad avere un'attenzione molto particolare, a cercare di rafforzare proprio quell'alleanza già all'inizio del 2000 e ha approfittato del 2001 perché la Cina ha il problema del Xinjiang in quell'area lì che è addossato all'Afghanistan, cioè che è una, diciamo, la parte rovente, cioè un'altra parte rovente di frontiera che riguarda fondamentalmente la sua componente islamica. E il Xinjiang, lo sappiamo, gli uiguri sono una spina nel fianco cinese e hanno bisogno di consolidare quel confine lì. Dopodiché sono interessati poi al consolidamento tutto dell'area per i traffici e per i passaggi delle materie prime, dei gasdotti e di quant'altro che la riguardano. Per cui, come dire, la considerano un'area di stabilità, in senso proprio, importante per la Cina, cioè una specie di cortile di casa molto, molto, che è fondamentale per la stabilità della Repubblica Popolare stessa. Dopodiché, appunto, comunque la Cina è stata la prima in Afghanistan che ha chiuso un contratto per il rifornimento, per lo sfruttamento delle miniere di rame, delle più grandi miniere di rame. Quando nessuno tirava fuori un ragno dal buco in Afghanistan, i cinesi sono stati i primi a chiudere un grossissimo accordo per il rifornimento di rame. Lo stesso che è accaduto in Iraq. I cinesi sono stati i primi ad assicurarsi a firmare un contratto per il petrolio iracheno, come a dire che comunque in ogni caso, diciamo, c'è un'abilità diplomatica cinese di lavorare su tutti gli scacchieri per i due aspetti fondamentali cinesi, cioè il rifornimento di materie prime e il consolidamento delle aree di instabilità. Di qui anche poi peraltro il fatto di, aggiungo, in questa, diciamo, alleanza centroasiatica, questa cooperazione di Shanghai, come la chiamano loro per il nome originario, ha come osservatori il Pakistan e l'Iran, cioè è una cosa, è qualcosa, è anche l'India, cioè è come dire, è un sistema di relazioni molto ambizioso, difficile dire che siano proprio alleanze, ma sicuramente la Cina sta tessendo su tutta quell'area lì, anche lì, dico, un gioco diplomatico molto forte.